thank you Cari amici, eh, buongiorno. Penso che farà a tutti quanti piacere incontrarci ogni domenica eh, per immergerci ancora una volta nella natura, in questo spazio grande, straordinario che il Signore ci ha donato. Ci ricordiamo che il luogo dove l'uomo è stato posto, proprio all'inizio della sua esistenza, eh, si chiama il paradiso terrestre dove, ci dice la Sacra Scrittura, è pres sono presenti tutte le qualità di piante, di erbe, di fiori, di frutta e tutto è stato messo al servizio dell'uomo. E con noi eh, in, questi, in queste trasmissioni vorremmo riportarci tutti quanti proprio all'origine e ritrovare questa comunione profonda con tutto quello che il Signore ha messo a nostra disposizione. Ecco, oggi siamo venuti in questo luogo magnifico di eh, una vigna, la vigna. Ci ricordiamo immediatamente che Israele è detto dal Signore la vigna del Signore, come anche Gesù, eh, poi ne parleremo anche durante la trasmissione, eh, dice che Lui è la vite, il Padre suo è il vignaiuolo e noi dobbiamo essere il tralci. E quindi siamo venuti in questo luogo dove veramente la vite vedete intorno a noi ecco è una vite anche se piccola ma produce tanta bella uva tanta bella uva e l'uva credo che sia uno degli aspetti importanti anche per la nostra fede perché eh, l'uva ecco ci riporta immediatamente all'eucarestia eh, Gesù ha scelto il vino e ha scelto il pane per rimanere sempre con noi nel sacramento dell'Eucarestia. E allora, ecco, vogliamo iniziare proprio queste trasmissioni con questo fermarci in mezzo al, a un vigneto e vedere anche gli aspetti caratter caratteristici particolari, anche l'attenzione che ecco, l'uomo deve avere verso questa pianta perché possa produrre l'uva e possa produrre un buon vino. E con noi c'è questo nostro amico Domenico che ha una bella azienda qui, eh, sempre eh, lui anche sempre di San Giovanni Rotondo e ci dirà qualche cosa di questa qualità di uva che lui coltiva e anche, diciamo, attraverso quest'uva lui produce anche dell'ottimo vino. Ecco, vogliamo chiedere a Domenico, prima di tutto, eh, quando, quando ci vuole per, perché una vite, una vigna produca l'uva così in abbondanza, È sono meravigliosi questi grappoli che proprio eh, diciamo, accarezzati dal sole ecco, diventano con questo colore magnifico. Sì, per eh, arrivare a questi livelli chiaramente servono 4-5 anni. Questo è un vitigno molto giovane, è un nero di troia che l'azienda ha scelto perché è un vitigno autoctono. Sappiamo tutti che è la zona del Foggiano eh, anticamente veniva coltivato il nero di troia. Noi, come azienda, abbiamo voluto sposare questa varietà. Eh, tra l'altro, eh, qui esce un vino buonissimo, profumato. E io mi occupo direttamente e eh, personalmente di effettuare la potatura perché è un'operazione eh, meccanica o manuale che sia, ma eh, nella quale non bisogna eh, effettuare degli errori, altrimenti il nostro Signore poi non ci regala tutte queste cose molto, molto delicata la anche potatura anche Gesù dice che bisogna esatto, essere attenti esatto. alle potature e, anche se eh, a volte fanno male non no? bisogna caricare molto la pianta altrimenti eh, tutto andrebbe a discapito della qualità a noi ci interessa eh, realizzare un prodotto di qualità queste ue poi vengono vinificate nelle nostre cantine e il prodotto finale viene venduto eh, nel nostro punto vendita e oggi è una giornata fantastica per questa azienda perché avete scelto noi per effettuare queste riprese e in questa terra gli anziani mi raccontano, mi raccontano ancora oggi che passò Padre Pio per andare verso San Giovanni Rotondo che è alle nostre spalle, Padre Pio venne molto probabilmente a piedi e io sono felicissimo perché la nostra terra, eh, il nostro Signore, ci, ci dà sempre tantissime soddisfazioni. Quindi non posso essere che un contadino felice. È bello ecco, avere questo stato d'animo per coltivare, perché eh, credo in tutte le attività bisogna avere l'entusiasmo, l'entusiasmo certo, del cuore no? certo. che ci porta a fare bene la nostra parte. Poi come tu dici, ecco il resto lo fa il Signore, perché senza il Suo aiuto, diciamo, ecco, possiamo fare tanto, in vano fatigano i lavoratori se il Signore non interviene. E questo, ecco, è la nostra collaborazione, no? quindi diciamo, è nella... è... sei molto più pratico senz'altro di noi per quanto riguarda l'uva ci sono diverse qualità di uva e da quest'uva diciamo cioè volevo dire per esempio c'è l'uva da tavola c'è l'uva certo, per, sì. per vino e, e poi ci sono tante qualità di uva che fanno diverse qualità di, di vino no? è chiaro Quindi, sì sì, sì. Ecco. ogni ogni varietà eh, questo è un vigneto coltivato a spalliera coltivato a cordone speronato significa che si produce con un solo braccio e non con quattro come nei vigneti a tendone. Quindi la, la quantità del prodotto è molto, molto striminzita Qui parliamo di 3, massimo 4 kg a pianta. Poi eh, quando le uve sono mature come adesso vengono tolte le foglie per eh, dare la possibilità all'uva di prendere un altro po' di zucchero e quindi di avere un prodotto mh, di ottima qualità. Questo, ecco, dicevo per esempio, eh, ecco, la quantità di zucchero è data dal, dai raggi del sole. Sì, è data sì dalla, la pianta non, dalla deve luminosità essere, della... non deve essere molto carica soprattutto eh. perché eh, questo è un vitigno di quattro, questo è il quarto anno che produce, poi questo tronco diventerà negli anni molto più grande, però ecco non bisogna è come chiedere a un bambino di due anni di, già di correre piano piano cioè, piano bisogna, piano anche, certamente anche qui quindi bisogna gradatamente realizzare l'impianto e mm -hmm. non chiedere insomma troppo altrimenti avremmo un prodotto acerbo quindi delle uve rosse che eh, sicuramente produrrebbero poi non produrrebbero un ottimo prodotto sì. la vite ha bisogno perché eh, si dicevano Gesù dice che eh, attraverso la vite arriva la linfa che poi eh, alimenta cioè dà forza ai, ai tralci sì. no? e quindi c'è qualche cosa che esce dalla, dalla terra che porta questo, uh, questa vita che circola no? anche nei tralci e però c'è anche bisogno del calore della Chiaro, luce del dell sole l'acqua è un gioco molto fondamentale lo, uh, lo svolgono le foglie perché le foglie uh, si occupano della fotosintesi se io andassi a togliere le foglie la pianta morirebbe serve un metro quadrato di foglie di superficie fogliare per ogni chilo di uva. Ecco perché non bisogna mai diradare all'improvviso ma in maniera graduale. Si va a togliere la foglia vecchia che ormai ha già fatto la fotosintesi, poi usciranno le foglie nuove che serviranno per portare la fotosintesi ma soprattutto a coprire il nostro grappolo e evitare scottature. Ecco, avevo accennato per esempio che ci sono diverse qualità di uva per, per il vino no? Qui sì, in queste zone, nella nostra diciamo azienda che... eh, prevale il Montepulciano però negli ultimi anni si è sviluppato il Nero di Troia abbiamo anche dell'Aglianico, del Cabernet, del Pecorino Bianco, del Falanghina Bianco ed è un impianto nuovo quest'anno che abbiamo realizzato a pochi metri da qui ed è il primitivo di Manduria che è ah, un altro sì, vitigno, sì, un altro parlare, vitigno sì. che fa parte della regione Puglia. Sì. e Se tutto va bene con l'aiuto del nostro Signore, eh, l'anno prossimo, quindi 2022, faremo una piccola vendemmia. Sì? che è il primo anno. Ah, è bello! Avremo, bello. Diciamo... Eh, una curiosità: accennavi pecorino bianco. Sì, il pecorino è una varietà <ride> di um, origine abruzzese, ah. Abruzzo e Basso Lazio. Sì. Io avendo una sorella in Abruzzo lo assaggiai tempo fa, ed è quello che appena siamo entrati nella zona. Ma dico: sono eh, come grappolo come, è grappolo, come acini sottile e abbastanza allungato, Lungo. il picco è piccolino. Ah, ecco, sì, quindi è una varietà è, bianca è che abbiamo piccolo. già vinificato. Eh come sì. si usava diciamo ecco, le, le viti di una volta anche io ricordo quando ero ragazzo lì il prodotto si dicevano cioè quest'uva quest un po' con un po' aspra che serviva a fare un vino molto molto semplice eh, nel... probabile sì sì, sì. Probabile. e quindi eh, penso che cioè, l'impressione nostra è che ehm, il grappolo dell'uva che deve fare il vino debba avere i chicchi un po' piccoli. La... Sì, ma le, la maggior parte della varietà, tranne il nero di Troia, che ha un chicco veramente sorprendente. Bello. Sì, eh sì, è sorprendente è bello... Sembra, sembra l'uva da tavola. Sì, sembra un'uva da tavola, esatto, dice sempre mio padre. Questa la potremmo vendere per l'uva da tavola. È la caratteristica, poi ogni varietà ha delle caratteristiche, cioè il grappolo un po' più pieno, uh -huh. più lungo, eh, un po' più corto. Vedremo nel Montepulciano la differenza tra una varietà e l'altra ce ne sono tante, tantissime sì. varietà, ci sono. Bene, penso che un po' di, di informazione l'abbiamo avute, no? e poi adesso possiamo vedere anche le varie qualità di, di uva che ci possiamo avvicinare anche per capire meglio, perché è bello non soltanto ascoltare ciò che sono le caratteristiche, ma soprattutto vedere, vedere no? la meraviglia eh, del, ecco, anche dei nostri occhi, vogliono la loro parte quindi vedere ecco la cura l'attenzione ma anche poi eh, quello che viene donato da queste piante certo. no? viene donato le uomo. soddisfazioni che ecco. ci danno le piante sono tante noi ci, ci mettiamo tantissimo impegno poi e però loro sicuramente poi, ecco, corrispondono, corrispondono a questo sì. a questo sì, servizio sì. ecco Il ringraziamo ci aiuta sempre e quindi abbiamo ecco. degli ottimi risultati ringraziamo questo grande coltivatore di viti, <ride> e auguriamo che, ecco, ci sia sempre, sempre questa attenzione nella tua vita, che possa sempre essere in, questa, in questo entusiasmo, no? Dicevi che sei un, un contadino felice, certo. Sì, ecco, sì, questo questo felice. penso che sia l'aspetto bello di ogni lavoro, di ogni mestiere che si realizza in questo mondo. Anche perché, ecco, avendo la felicità nel cuore credo che si possa aiutare anche gli altri a superare cioè, anche le, quelle difficoltà. Prove, quelle, le difficoltà quindi ti auguriamo tanto buon lavoro e grazie. vogliamo poi ancora vedere un po' di immagini di queste viti e anche di queste qualità di, di uva che possiamo trovare in questa zona grazie ci risentiamo più tardi L'uva è una delle colture più antiche, abbiamo testimonianza che già 6.000 anni fa l'uomo coltivava la vite e probabilmente ne estraeva già del buon vino. Se prendiamo un grappolo d'uva, vediamo che è formato da una parte legnosa che si chiama il raspo e da numerosi acini ad eh, esso adesi. E ogni acino a sua volta è formato da una pellicina, che è una buccia in fin dei conti, dalla polpa. E all'interno ha eh, dei semini che vengono chiamati i vinaccioli. Ora, se la polpa è ricca d'acqua per l'80% e per il 20% ha degli zuccheri che generalmente sono rappresentati dal fruttosio, e ricordiamo che i diabetici devono consumare con moderazione l'uva proprio in virtù di questo contenuto in zuccheri, le vere proprietà dell'uva sono nascoste nella buccia e nei semini e sono dovute ai polifenoli, sono questi dei grassi essenziali, cioè che il nostro organismo non può produrre e che deve assumere attraverso i cibi, in particolare attraverso le verdure e attraverso la frutta. Questi polifenoli hanno un'azione antiossidante, cioè ci proteggono dai radicali liberi e vedremo da questa diapositiva in maniera più schematica e precisa qual è l'effetto degli antiossidanti. Le nostre cellule nel loro metabolismo producono delle sostanze che si chiamano radicali liberi. Questi radicali liberi sono molto utili e aiutano appunto il funzionamento delle cellule. In condizioni di stress, malattie, terapie intense o durante l'abuso di alcol o perfino droghe, questi radicali liberi prodotti sono in eccesso e questo eccesso crea un danno alle nostre cellule. Questo danno comporta quindi l'insorgenza di malattie come appunto il diabete, tumori, malattie a carico del cuore e dei vasi sanguigni e comunque un invecchiamento cellulare. A proteggerci fortunatamente ci pensa la natura attraverso dei prodotti che si chiamano antiossidanti e ne abbiamo appunto parlato Parlando delle proprietà dei vinaccioli. Questi antiossidanti contrastano e neutralizzano l'eccesso dei radicali liberi e quindi sono da considerarsi come il nostro angelo custode verso le malattie, le ter intense terapie o l'abuso di farmaci o di alcol. Ora, come assumere, diciamo, i benefici dell'uva? È chiaro che generalmente noi mangiamo gli acini dell'uva, quindi assumiamo la polpa. E eh, quindi la acqua e zuccheri, ma possiamo assumere la buccia, nella maggior parte dei casi, che sì è ricca di polifenoli, ma. Il... Il vero contenuto di polifenoli è proprio nei semi, dove la quantità di polifenoli rappresenta il 70-80% del contenuto totale di polifenoli di un acido di uva. Allora, in questo ci è venuto incontro l'industria alimentare che, una volta resesi conto dell'importanza dei polifenoli e della ricchezza in polifenoli dei, dei chicchi dell'uva, dei vinaccioli, ha trovato una maniera per estrarli, estrarli sotto forma di oli. Estratti sotto forma di farina o sotto forma di altri prodotti, che frammisti ad altri composti arricchiscono quelle che sono delle vere pillole toccasana che vengono vendute nelle erboristerie. Non dimentichiamo che anche un buon bicchiere di vino ha il suo contenuto in fenoli. Dopotutto, la saggezza popolare, e ne abbiamo avuto anche certezza adesso dalla scienza, ha un contenuto di polifenoli. Per cui un buon bicchiere di vino resta sempre salutare. È chiaro che ci dobbiamo limitare perché, essendo alcolico, un bicchiere, due, ma poi si esagera. E quindi possiamo dire che l'uva ha tantissime proprietà un bicchiere di vino fa sempre bene e che se vogliamo apprezzare fino in fondo tutte le proprietà dell'uva sappiamo che esistono dei prodotti e li vediamo in questa diapositiva che eh, sono ricchi eh, di questi polifenoli, di questi antiossidanti naturali che ci proteggono nei confronti dei radicali liberi e quindi verso l'invecchiamento cellulare, le malattie cardiovascolari, i tumori e hanno anche un effetto antimicrobico. È una, una giornata di sole, una giornata calda ed è bello stare all'ombra di un pergolato, all'ombra di un pergolato che è un, parti, un pergolato particolare perché è nel, proprio sotto la finestra della cella di Padre Pio. E il primo pensiero che mi è venuto è che Padre Pio tante volte è passato anche sotto questo pergolato e quasi certamente. Non ha mangiato un grappolo perché non mangiava molto, però qualche acino di quest'uva lui l'ha gustata. E credo senz'altro nel momento in cui ha gustato questa quest'uva, Padre Pio è andato con il suo pensiero a ciò che Gesù dice nel Vangelo, in un momento particolarissimo della vita di Gesù, proprio nel momento in cui lui stava per affrontare la sofferenza e la morte. Nel momento dell'ultima cena, quando si è incontrato con i suoi, ha donato se stesso nel sacramento dell'Eucarestia, il suo corpo e il suo sangue. E eh, ci ha raccontato, ci ha detto di quello che passava nel suo cuore, di quello che desiderava anche che noi facessimo. Ecco, vogliamo riascoltare questo brano del Vangelo di Giovanni che ci racconta proprio quelle, quelle parole. Che Gesù ha detto ai suoi e che ancora oggi ripete a noi. Io sono la vera vita e il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, io e lui, fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono, e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me, le mie parole rimangono in voi. Chiedete quel che volete vi sarà dato. In questo, in questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre, come il padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia piena. Ecco, questa parola di Gesù eh, ci dice proprio il suo desiderio, il desiderio del suo cuore, di, questo, eh, grande, di questa grande aspirazione che lui ha nei nostri confronti. Sempre gli apostoli, eh, tutti i cristiani de, dei tempi che sono stati, Padre Pio e anche le nuove generazioni, mi fa piacere che accanto qui sotto questo pergolato ci siano questi giovani e penso che la conclusione del brano del Vangelo che abbiamo ascoltato sia diretto soprattutto a loro, ma anche a tutte, tutte le persone, perché i eh, giovani che cosa desiderano? Essere nella gioia. Tante volte forse ecco, ricercano questa gioia in altre direzioni, però quelle gioie... Forse terminano, e quelle gioie eh, lasciano tanto mal di testa, tanta delusione spesso. Invece, la gioia che Gesù ci dice è questa comunione con Lui, essere con Lui come i tralci sono legati alla vite e che devono portare frutto, e anche questo ecco, ci ricordiamo. Ehm, la vite. Eh, o se vogliamo, la qualità di uva, delle qualità di uve ce ne sono tante, hanno tutte le loro particolari caratteristiche, i gusti e anche producono del vino, un vino eh, speciale che può dare gioia al cuore. No? Il vino rallegra il cuore dell'uomo, dice la Sacra Scrittura, ma ci ricordiamo anche che il vino è stato uno degli elementi che Gesù ha scelto per restare sempre con noi e nel momento dell'Eucarestia quel po' di vino diventa il suo sangue, diventa cioè la manifestazione di questo suo amore. E allora, ecco, stare qui, guardare questi bei grappoli, eh, essere protetti anche da questa vita e dal sole, ecco, ci deve far ricordare che anche noi, anche noi, se vogliamo dare sollievo ai fratelli se vogliamo fare il bene se vogliamo essere in quella gioia piena dobbiamo essere uniti a Gesù lui la vite ecco, dietro a noi ci sta questa vite che probabilmente ecco ha tanti e tanti anni e credo che forse è stata piantata prima che padre Pio venisse qui perché le viti sono anche molto longeve e, e come queste viti lui resta sempre e della possibilità a tutti di eh, diventare tralci, tralci che devono portare frutto buono, frutto gustoso, frutto che porta la gioia. Buona giornata a tutti quanti voi, e ci auguriamo che anche i padri che vengono da lontano, questo nostro padre guardiano di Piedrelcina, ecco quest'altro caro frate che viene da, da Terli, no, Terlizzi, da dove viene? Da Bari, Bari Bari stai tu, Ecco, che siano veramente eh, dei tralci forti, potenti, questi sono potenti e che producano tanta uva buona, grappoloni di uva che deve dare vino e gusto. Bene, grazie a tutti voi, ci vediamo prossimamente. Miro, che ci dici? Non ci dici niente, diteci qualche cosa voi, che cosa pensate di questa parola di Gesù? Senza pensieri senza pensieri, lui è solo incantato quando legge la parola di Dio si incanta, è vero? Sì. Eh. Però... Rimane estasiato stasiato, estasiato? lui, anche pure eh. tu, e poi però dovete andare al concreto, no? Non solo aiutare i frati a costruire cucce di cani, il ma concreto. Quello è il concreto. Eh. Quello è il concreto. Dobbiamo andare allo spirituale adesso. No, dobbiamo. Anche al servizio i dottori, qui il dottorino che fa il lavoro, il servizio non lo, non lo smuovere troppo. Il dottore che fa il servizio all'ospedale e i giovanotti che fanno il servizio al convento, nella, nella propria cominciando dalla propria casa. Devo chiedere al tuo paparino che cosa fai tu? Eh, troppo. Fa troppo. Fai troppo. Fai troppo. Sta bene. Buona giornata.